Fiera di Vicenza, Lit Show, grande appuntamento nazionale, una grande bella occasione di incontro per dare uno sguardo sul mondo delle armi, dei mezzi, degli accessori, ma in generale del tempo libero. Federcaccia è in fiera, c'è al meglio delle proprie energie, ma anche delle proprie rappresentanze. Ringrazio tutti i dirigenti, i presidenti comunali, provinciali, regionali, i colleghi del nazionale che hanno voluto essere qui presenti. Occasione di incontro, un plauso al nostro coordinamento nazionale delle donne cacciatrici, delle donne Federcacciatrici, per aver presentato questo volume, questo manuale sul pronto soccorso veterinario. Grande, bella sensibilità, bel prodotto, grazie a chi lo ha elaborato, grazie agli sponsor che hanno consentito di metterlo in campo. Ho avuto occasione di incontrare molta gente, continuiamo ad incontrarla, ringrazio tutti per l'apprezzamento, gli apprezzamenti che ho ricevuto per questo, diciamo, attivismo di Federcaccia, essere vicini ai cacciatori, essere vicini ai problemi della caccia e con impegno e determinazione affrontarli. Le fiere sono un'occasione di scambio, certo, sono un'occasione di divertimento, ma anche un'occasione per tastare il polso al di là dei social, al di là delle comunicazioni, al di là delle mail, per vedersi proprio faccia a faccia negli occhi e percepire quindi le sensazioni dell'attività fatta dall'associazione e anche delle aspettative dei cacciatori. Cari amici cacciatori, con fiducia affrontiamo il futuro, le sfide sono grandi, Federcaccia è con voi, con le vostre famiglie e con la vostra passione. Abbiamo, assieme a tutti i soci, abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che Federcaccia Nazionale, i progetti che abbiamo per il futuro, non solo per quanto riguarda la caccia alla selvaggina migratoria. Abbiamo visto molto interesse da parte dei nostri associati. Bellissimo momento anche di confronto e di scambio, la fiera dà sempre grande soddisfazione e grande emozione, qui c'è cultura, tradizioni, c'è l'altissima tecnologia abbinata a tutto il mondo della caccia, al mondo venatorio e quindi ci si passeggia con estrema serenità. Quest'anno ho visto anche nuove attrezzature e quindi è un momento in cui noi cacciatori sogniamo qualcosa di più per il futuro rispetto al passato, sempre però legati alla nostra cultura, alla nostra tradizione e al nostro modo di essere inseriti in tutta la società civile. In questa fiera a Vicenza del febbraio 2020 abbiamo avuto l'opportunità, in un incontro partecipato da una sessantina di persone, di presentare gli ultimi risultati del nostro lavoro di ricerca e del nostro lavoro di applicazione delle ricerche compiute, in particolare quelle sulla telemetria satellitare e delle collaborazioni con le regioni che hanno portato a alcune vittorie in campo della giustizia amministrativa con alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato e dei TAR che hanno dato ragione alle nostre proposte che erano state fatte proprio dalle regioni. Il processo di coinvolgimento nelle ricerche si sta dimostrando importante sia per la credibilità raggiunta presso le regioni che inseriscono i nostri lavori nelle delibere dei calendari venatori e anche qualche considerazione positiva da parte della giustizia amministrativa che ci permette di guardare al futuro in modo più favorevole. Sono Daniela Iovine, referente del coordinamento per quanto riguarda le regioni di Lazio, Abruzzo e Molise. Faccio parte dal 30 novembre di questo nuovo movimento, che è il nostro coordinamento nazionale Donne Cacciatrici Federcaccia. Cos'è il mio coordinamento? Il coordinamento nazionale nasce per promuovere una nuova etica venatoria. Siamo da poco anche sui social, quindi se qualcuna di voi volesse aderire al nostro coordinamento può trovarci sul gruppo Facebook Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia o sul profilo Instagram Cacciatrici Federcaccia.
sono Walter Trocchi, un tecnico della Federazione Italiana della Caccia che si occupa in questo momento del progetto Life Erdix, ovvero di un progetto a finanziamento comunitario per la selezione genetica della stalla italica e la sua reintroduzione in natura nella ZPS Valli del Mezzano in provincia di Ferrara. È un progetto particolarmente ambizioso, innanzitutto per la difficoltà di recupero di questa nostra sottospecie, anche dal punto di vista genetico, ma soprattutto per le caratteristiche ecologiche di questa specie, una specie francamente delicata, bisognosa di un'attenta gestione. È però un'occasione irripetibile, a mio avviso, un'occasione unica per salvare questa nostra sottospecie della stalla italica e per rilanciare il Mezzano come area importante anche per le manifestazioni cinofile a livello internazionale.